Nasce un partito per dare un'opportunità a tanti che in questo paese un'opportunità sentono di non averla più. Non è solo l'idea di creare un'alternativa a Renzi, è l'idea di creare un'alternativa per coloro che non vanno più a votare, che si sentono disperati, che magari sfuggono anche all'idea che la propria vita possa essere in Italia, se ne vanno all'estero, si alienano e magari fuggono anche nel voto di rabbia. E vorremmo provare a dare invece una proposta politica di speranza e che abbia delle buone e grandi idee per questo paese. Alla sinistra del PD ormai vuol dire poco. La sinistra, una nuova casa della sinistra italiana, di una sinistra popolare, larga, di governo, sinistra italiana perché vuol bene all'Italia, vuol fare l'interesse nazionale in una nuova Europa. Oggi parte un cammino che attraverserà il paese nei prossimi mesi con centinaia di assemblee, quattro grandi campagne tematiche. E poi a fine anno, dopo il referendum costituzionale, in cui speriamo di chiudere l'esperienza renziana, di salvare la vitalità della Costituzione, col congresso a dicembre mettere in campo il nuovo partito. Sembra più un qualcosa di alternativo a Renzi, più che al PD completamente. No, la cosa è più massiccia. Qui il problema non è tanto di essere alternativi a, quanto di essere noi. Cioè definire quello che deve essere una sinistra del XXI secolo. Con tutto quello che c'è di più complesso in questa società, rileggendolo con quelli che sono i nostri valori, i nostri sentimenti. Ovviamente siamo alternativi a Renzi, ma non perché siamo alternativi a lui, è lui che si è messo in mezzo tra noi e il futuro. È chiaro che negli ultimi mesi, anzi io direi negli ultimi anni, che le politiche del Partito Democratico non sono compatibili non con la sinistra, non sono compatibili per dare una speranza alle persone, per risolvere i problemi materiali della loro quotidianità. Per questo in tante città noi andremo al voto alternativi al Partito Democratico, e Roma è sicuramente una di queste, perché quando tu eleggi un sindaco alle primarie, è il tuo sindaco, e lo sfiduci dal notaio in una maniera così arrogante e quasi reazionaria, c'è una frattura che non si è creata con la sinistra o con Sinistra Ecologia e Libertà nello specifico, ma si è creata con la città, con i cittadini romani. A livello amministrativo io credo che ognuno deve fare le scelte che sono più legate all'innovazione in quel territorio. Noi ci siamo sforzati in questi mesi con difficoltà di ritessere un filo anche progettuale, insomma la candidatura di Fassina si è confrontata, continuerà a confrontarsi con i territori, sapendo che Roma, io sono stata per anni amministratore in questa città, non è facile e ci piange però anche il cuore di vederla così. Ma le amministrative sono una tappa, ma non sono il momento fondativo del nuovo partito, anche perché alle amministrative si arriva con scelte che sono state fatte quando Sinistra Italiana ancora non c'era, non era costituita. A Milano si è prodotta una divisione, ci sarà chi rimarrà vincolato al risultato delle primarie, avendo partecipato alle primarie, e chi non ha partecipato alle primarie. Voi però potreste proporre un candidato in quanto adesso esistete? Sinistra Italiana si costituirà nei mesi successivi col congresso e quindi in quanto tale non sarà presente alle elezioni di Milano. Invece a Roma, dove c'è un percorso più chiaro di presa di distanza da tutto quello che il PD ha combinato in questa città rispetto a Marini, rispetto al stravolgimento che Renzi e Orfini hanno compiuto di un'amministrazione comunque eletta dai cittadini. Si sta costruendo un fronte chiaramente alternativo, c'è la candidatura di Fassina e Fassina con grande generosità ha detto: se ci sono altre figure che vogliono spendersi, facciamo le primarie e troviamo quella più aggregante. Quindi a Roma sicuramente la sinistra sarà in campo con una figura autorevole, quella di Fassina, pronta a misurarsi in alternativa alla deriva del PD renziano. Dipende le condizioni, cosa vuol dire? Non è sono col PD o non sono col PD, dipende da cos'è il PD, col PD di Renzi no, perché è alternativo. E poi cosa succederà, cosa non succederà? Podemos sta facendo un governo con il PSOE, i nostri compagni internazionali, diciamo, in Portogallo hanno già fatto il governo con i socialisti. Dipende da loro, dipende da cosa succede. Porre in astratto questo tema è un'idiozia. Certo che può darsi che a Sgulgola Marsicana valga la pena di fare una giunta col PD, ma insomma non è questo il problema. Insomma.